Bentornati nelle cronache della cantina infernale, episodio numero 7. Come vedete, tutta la roba che abbiamo visto nelle scorse puntate recuperata dalla cantina è ancora sul balcone. Ormai l'estate è finita e quindi devo decidermi a rimetterla dentro questa roba, a ripulirla, a rimetterla in casa. Sì, è stata tutta l'estate sul terrazzo a prendere aria perché puzzava di muffa in maniera incredibile sta roba. Mo' spero che la situazione sia migliorata e quindi posso restaurare tutta questa bella roba che abbiamo visto qualche puntata fa. Nel frattempo mi sono ricordato che in passato avevo recuperato altra roba dalla cantina che non vi ho mai fatto vedere. Della roba che erano dei giochi LCD a cristalli liquidi che mi aveva portato mio padre dalla cantina. Alcuni ve li ho fatti vedere nel corso della rubrica Handheld, dove faccio vedere i giochi portatili, ma la maggior parte no. Quindi vi faccio vedere questo unboxing che avevo. Torniamo indietro nel tempo, quindi vi faccio vedere questo unboxing che avevo girato all'epoca, dove vi facevo vedere tutta la roba, gli LCD che avevo, pa buona parte degli LCD recuperati dalla cantina. Poi ne ho recuperati altri e ci ho fatto la puntata speciale 4.000 iscritti. Però intanto vedete questa puntata che è assolutamente inedita. Andiamo! Allora ragazzi, bentornati nella rubrica degli handheld, giochi a cristalli liquidi in questo caso, e finalmente vi porto quello che è uno dei miei preferiti, però purtroppo come vedete è un po' mal ridotto, perché questo è uno di quei giochini che stavano in cantina nell'altra casa, e guardate come cacchio si è ridotto, il cristallo liquido si è un po' sfondato qui sul lato destro, vedi i cristalli liquidi si sono un po' rovinati. Allora, questo giochino qui io me lo ricordo con molto affetto perché me lo portavo a scuola e ci giocavo di nascosto sotto al banco, quindi uno spettacolo, ragazzi. Questo qui ovviamente era un orologino, c'erano due cinturini che si agganciavano qui sotto, ci sono, vedete, due guide tipo Nintendo Switch, ci si agganciavano i cinturini così lateralmente, faceva zac, e il cinturino di gomma si agganciava dove mettevi qua. Poi ovviamente io però i cinturini li mettevo sempre da parte perché sto coso qui me lo nascondevo nell'astuccio di scuola e ci giocavo sotto al banco. Allora, in pratica vi ho già spiegato, abbiamo già giocato al Double Dragon, quello grande della Tiger, quel che era grosso circa tipo così, quello grande della Tiger, che praticamente vi ho già spiegato che però il gameplay non era un granché. Invece questo qui piccolino stranamente è migliore, come già vi avevo detto, però speriamo che funzioni perché come vedete è un po' rovinato. Allora andiamo a vedere, innanzitutto io l'ho già smontato, questo qui era il coperchio dietro, eccolo qui, e c'era anche un elastico che teneva insieme queste due parti, elastico che ha lasciato un segno qui, vedete, di gomma, perché gli elastici a quanto pare con il tempo si vanno a distruggere, si sciolgono, infatti anche qui dietro aveva lasciato un segno, lo vedete, sembra tipo gomma squagliata. E l'ho un po' pulito, però è rimasto l'alone. Anche qui l'ho provato un po' a pulire perché prima c'era proprio un cordone verde squagliato. Mo' gli ho dato una pulita, un po', però è rimasto l'alone, come vedete, non si riesce a togliere. E comunque sul retro, come vedete, l'ho già aperto. Sul retro vediamo i meccanismi, vediamo la scheda elettronica di questo videogiochino portatile. E ovviamente ho già provveduto con il cacciavitino col cacciavitino a svitare questa lamella che teneva la vecchia batteria in posizione e che la batteria ovviamente si era tutta distrutta e l'acido era uscito fuori da questa batteria. Io che ho fatto? Ho tolto la batteria vecchia col cacciavitino, ho tolto questo braccino che teneva la batteria, cosa che avevo già fatto tante volte da ragazzo perché comunque la batteria se si consumava la dovevi sostituire. Però dentro c'era una batteria, aveva cacciato tutto l'acido, poi con la carta vetrata sono andato a pulire qui, ho scartavetrato i contatti in modo che faccia nuovamente i contatti. Infatti se noi mettiamo qui la batteria, il gioco dovrebbe funzionare, il braccino evito di riavvitarlo perché tanto se no ci mettiamo 3 ore a fare questa puntata che è già lunga, e dobbiamo rimettere il coperchietto sul quale c'è anche questo coso qui. Che cos'è questo? Indovinate un po', questo qui è l'altoparlante in realtà, perché qui come vedete c'è un braccino, eccolo qui, c'è un braccino meccanico, anche sta molla qua, che in pratica fanno contatto su questo altoparlantino qui e ci danno il suono, ragazzi. Allora,
Questo si mette così, eccolo qua, con la scritta in basso, lo attacchiamo e se siamo fortunati dovrebbe funzionare, si dovrebbe anche sentire il suono. Ma vediamo un po' se si vede. Qua non vedo un cacchio, non vedo niente. Oh, aspettate, rifammeli provare. Fatemi provare a riposizionare meglio la batteria, perché soffio un po', incrociamo le dita. Vediamo se riusciamo a farla funzionare, sta maledetta. Ok, questo lo rimettiamo qui. Al contrario. Ok, premiamo forte. E non si vede un cacchio, non funziona, ragazzi. Bentornati, bentornati alla rubrica degli Undead, dei giochi a cristalli liquidi. Quest'oggi giochiamo a Teenage Mutant Hero Turtles della Konami. Già dal nome Hero e non Ninja capite che questa è la versione inglese di questo gioco. È ridotto malissimo il gioco perché stava in cantina con gli altri giochi. Mannaggia, mannaggia, chi mi ha fatto mettere i giochi in cantina? Ah, io non ce li volevo mettere in cantina. Andiamo a vedere se funziona. Io incrocio le dita, speriamo di sì, ma non lo so perché non c'ho idea. Andiamo a vedere. Abbiamo inserito il getto. Già non fa rumore, quindi è un brutto segno. Ok, allora ci sono, come vedete, bottone on start e bottoni per muoversi. Andiamo a vedere. Premiamo l'on e non funziona un cacchio. Niente, è rotto, si è rotto. Non va. Non va, non va. Non va. Allora, ragazzi, ne approfittiamo per fare una puntata speciale di tutti i giochi che non vanno. Tutti i giochi che non vanno. Allora, ragazzi, facciamo l'unboxing. Porca puttana. Facciamo una specie di unboxing. Vi faccio vedere tutti i giochi che ho recuperato in cantina in questa prima tornata. Poi ce ne saranno anche altri. Questa è solo la prima missione in cantina che ho fatto tra pericoli, serpenti, scarafaggi, ragni. Anaconda, di tutto c'era in qua la cantina e ho trovato questi giochi qui. Questo qui è Turtles della Konami, che a quanto pare non va, mortacci sua. Aspetta, fammi vedere un attimo se no, i contatti sono buoni, non c'è da scartavedrai i contatti sono buoni. Purtroppo il gioco proprio non parte, non ce la vuol fare, si è rotto proprio, si è sfonnato. E questo comunque mi pare che l'avevamo già visto in una puntata. Questo qui l'abbiamo già visto in una puntata degli Undead Simulati, quindi questo gioco già l'abbiamo visto comunque nella nostra trasmissione. Adesso vi faccio vedere anche gli altri. Eccolo qui che ho recuperato. Allora, uno che non funziona purtroppo e che è una cosa che mi dà molto dolore è questo qui, ovvero il grillo parlante. Mannaggia la miseria, ragazzi, questo grillo parlante non funziona. È veramente bellissimo. Abbiamo visto la versione emulata, la versione americana, l'abbiamo vista nelle scorse puntate. Questa qui è la mia versione italiana, che non c'ho manco il coperchio batterie, però funzionava. Invece l'ho riprovato stamattina, dopo averlo ripulito, e non funziona più. Ma più che altro anche i bottoni sembra che non si riescano a premere, perché io ricordo che questi bottoni erano tipo sollevati, no? E si sentiva un po' il, come si dice, una specie di montarozzo sotto sì, che andava premuto, invece non si sente più niente. Segno che tutti questi contatti si sono sfonnati completamente. E infatti io provo a mettere le batterie e a premere qua via, stop, start, via tutto quanto, ma non funziona un cacchio. Purtroppo è un vero peccato perché questo è veramente bellissimo, ragazzi, il grillo parlante. Mannaggia la zozza, non funziona più. Poi andiamo avanti, ragazzi. Un altro che abbiamo visto è Deputy Dan, questo qui a triplo schermo. Ok, la puntata questa qui l'ho registrata un po' di tempo fa. Mo' sono curioso di vedere se per caso funziona meglio rimettendoci le batterie, perché l'ho fatto stare un po' al sole e vorrei vedere se il terzo schermo, che si vedeva male, adesso si riesce a vedere decentemente. Quindi rimettiamoci le due batterie, eccole. Eccole qua, infiliamole. Vediamo un po' se rifunziona. Oh, attenzione, funziona ovviamente, però noi ci interessa vedere il terzo schermo. Oh, ma guarda, si vedono anche molto bene. Il terzo schermo, purtroppo, come vedete, la parte sinistra è tutta sfondata. Non si vede bene la parte sinistra. Cioè, devi stare ad una angolazione precisa per vedere. Se stai così, si vede solo metà schermo.
Per vedere tutto lo schermo devi stare in angolazione precisa. Comunque il gameplay di questo gioco, ragazzi, l'abbiamo già visto qualche puntata fa, quando vi ho portato da Putiden e ci abbiamo giocato insieme. E purtroppo il terzo schermo, come vediamo, è rovinato. È un peccato perché questo è un triple screen, triplo schermo ed è una figata, ragazzi. Tiriamo fuori le batterie, che tanto adesso. Ah, mannaggia, mi piange il cuore. Adesso non ci giochiamo. Se volete vedere la partita le partite complete che ho fatto a questo gioco, andate a vedere il video dedicato a Deputy Dan. Poi altri giochi, vediamo un po'. Karate Fight pure l'abbiamo visto l'altra volta. Poi Tricky Traps, bellissimo, anche questo l'abbiamo visto, che l'ho recuperato. E questo funziona fortunatamente. Andate a vedere la puntata. Se volete vedere il gameplay completo di Tricky Traps, andate a vedere la puntata. Poi se volete. Posso anche fare altre puntate su questo gioco dove provo a arrivare alla fine del percorso perché non ci sono riuscito nel gameplay. Poi, Karate Fight, adesso proviamo anche a metterci le tre batterie per vedere se si vede meglio, perché se ricordate la parte alta dello schermo purtroppo era rovinata nel gameplay. Adesso riproviamo dopo qualche giorno. Mamma mia, che caciara che fa sto gioco. Allora. Niente, purtroppo lo schermo è un po' sbiadito, vedete, si vede o non si vede, tocca mettere a certa angolazione, quindi niente. Pure questo lo schermo è un po' danneggiato, però il gameplay l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un ampio gameplay, abbiamo visto pure parte dello schermo bonus. Poi andiamo a vedere, altri due giochi sono Aladdin, eccolo qui, e il Re Leone, entrambi i giochi che abbiamo anche questi visto nelle puntate precedenti, Aladdin e Re Leone, che fortunatamente funzionano anche se gli schermi anche qui sono un po' danneggiati. E poi infine questo qui, il maledetto Double Dragon orologino, che purtroppo abbiamo provato a farlo andare, ma a quanto pare non va. Io farò un altro tentativo. Ok, io ho provato a registrarci una puntata, ma non va. Ma io più avanti proverò a sistemarlo, a fare un altro tentativo, perché vi devo confessare, ragazzi, che questo qui, quando l'ho preso qualche giorno fa, ci avevo messo dentro la batteria e funzionava e si sentiva anche il sonoro. Ho detto: ah, guarda, funziona incredibile. Questo qua è uno dei giochi a cui tenevo di più, perché ci giocavo a scuola. Però purtroppo poi sono andato a riprovarlo per registrare la puntata e non funzionava più. Non so perché, ragazzi, mi piange il cuore veramente. Ci riproverò, magari se vedrete in futuro una puntata su sto giochino qua, vuol dire che sono riuscito a farlo funzionare. Adesso vediamo una carrellata di tutti i giochi. Ok, ragazzi, questa è la carrellata della prima infornata unboxing dei giochi che ho recuperato dalla cantina. Ce ne saranno molti altri, ne ho parecchi altri, questa è solo una piccolissima parte. E devo andare nuovamente nella cantina a cercare tutta questa roba. Allora, riassumendo, Karate Champ funziona anche se lo schermo è sbiadito. Deputy Dan funziona quasi perfettamente, solo il terzo schermo è un po' sbiadito. All Panic funziona, purtroppo lo schermo in basso è macchiato e non si riesce a vedere bene. Però il gioco funziona, cioè si può giocare. Poi Double Dragon, mannaggia, ci tenevo, ha funzionato, ma poi ha smesso di funzionare, non so perché, devo dargli un'occhiata. Tricky Traps funziona alla perfezione, per fortuna. Re Leone e Aladdin funzionano, ma lo schermo non si vede bene anche in quel caso lì. Grillo Parlante Speak and Spell purtroppo è morto, vedrò se riuscirò a ripararlo prossimamente, magari ve lo porterò anche in questa versione italiana che avevo io. Ok, ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima. Un'impressione mia, o se vediamo qualcosa prima. Non è possibile. Prima l'ho provato, andava. Provo un'altra batteria. Ah, forse si è bagnato. Non funziona più niente.